La residenza sociosanitaria Io abito qui di Motta Montecorvino compie un anno ricco di soddisfazioni, con la struttura sempre piena e punto di riferimento di tutta la provincia. Domenico Via Vaniglio, sindaco di Motta Montecorvino. Che cosa è cambiato per la sua comunità ad un anno dall'inaugurazione di questa RSA? Ma già la soddisfazione di aver realizzato un'opera che sta andando alla grande. Nel giro di poco più di un anno abbiamo già il pieno come ricoveri, quindi questa è già una grossa soddisfazione. Anche per il paese, sapere che c'è qualcuno che li accudisce, che li assiste, è una grossa cosa. E niente, a distanza di un anno qualcuno pensava e credeva che non ce l'avremmo fatta. Ma oggi, come dice una canzone di Vasco Rosso, siamo ancora qua e crediamo e speriamo di andare oltre a quello che fino ad oggi è stato realizzato. A celebrare il primo compleanno anche i vertici di Sanità Più, dal dottor Paolo Telesfodo al presidente del sodalizio, Luca Vigilante. Beh, un primo anno più che positivo, poiché la risposta è stata rapida, per cui diciamo la fidelizzazione e soprattutto tutto ciò che noi abbiamo fatto in questi anni, pensiamo di buono nell'ambito del long term care, quindi delle cure a lungo termine, soprattutto rivolte agli anziani fragili e autosufficienti, tutto ciò che abbiamo fatto, ecco, sicuramente è stato apprezzato. E anche in un territorio comunque non facile come questo dal punto di vista orografico, anche qui ha funzionato quella sensibilità e comunque quell'attenzione che noi mettiamo al bisogno prima di poi poter dare un'offerta appropriata. Spenta la prima candelina, ora si pensa al futuro. Come? Il futuro è un futuro, ecco, la nostra costante è quella di partire con dei servizi dopo aver analizzato il bisogno. Faremo ancora quello, cioè vediamo in questo anno e nei prossimi giorni, nel prossimo periodo, analizziamo bene quale può essere un contributo maggiore per affrontare meglio l'invecchiamento passivo e proporremo delle offerte al territorio o anche come diciamo in forma privatistica. Nella RSSA Io abito qui c'è armonia, c'è qualità della vita e di tutto questo ne beneficiano sia gli operatori sanitari che soprattutto gli ospiti e le rispettive famiglie. Se tu vai, ti do del tu, se tu vai su Facebook e vai a vedere un pochettino il RSSA Io abito qui, potrai vedere quante condivisioni ci sono state, 150.000 condivisioni, cioè ormai è diventata una vera e propria realtà, la gente ne parla benissimo. E questo è un fiore all'occhiello non del comune di Motta Montecorvino, ma degli operatori che lavorano in questa struttura. Ovviamente questo è un punto di riferimento non solo per Motta, ma per tutti i Monti Dauni. Certo, perché come Motta, ricoverati di Motta ne sono circa 9-10 persone. Gli ulteriori 20 persone poi provengono da Lucera, da San Marco, da Faeto, da Foggia, quindi da un po' tutta la provincia di Foggia, diciamo.